Immagini che vi giungono dall'Arco di Augusto, simbolo della città di Aosta, che ospita il cronoprologo della 56esima edizione del Giro Ciclistico della Valle d'Aosta Mont Blanc, una manifestazione a cui sono presenti molti corridori provenienti da Spagna, Danimarca, Sudafrica, Belgio, Olanda, Francia, Inghilterra ed Italia. Sono 130 per l'esattezza, che si misureranno in 6 giorni di gara, compreso questo crono prologo. In totale 694 chilometri da percorrere, con un dislivello di 17.000 metri e 17 Gran Premi della montagna, un vero festival degli scalatori. A vincere il crono prologo, lo vedete, Jacob Indusgal, corridore della nazionale danese, che viene premiato dal sindaco di Aosta e da Ivan Basso, che è presente con una sua squadra, quella del progetto con Contador. Va detto che in terza posizione nel crono prologo è giunto Antonio Puppio, proprio della sua squadra. La prima tappa in linea si è svolta completamente in Francia, da Saint-Foy-Tarentais a Saint-Gervais-Mont-Blanc, luogo tradizionale di arrivo, e in tre si sono presentati sul rettilineo, e vittoria dell'olandese Ide Schelling, che così va a conquistare la maglia gialla. Seconda posizione per Maxime Chevalier ed in terza il belga Maui Van Sevenant. Ed è l'olandese Inkelaar, già nostra vecchia conoscenza, che va a conquistare la prima tappa, che si è svolta tutta in territorio valdastano, e conclusione a Pont di Salvanche dopo 138 km farciti di 3 Gran Premi della montagna. Seconda posizione per il nostro Stefano Oldani, che precede Aile Michel, corridore etiope, e il nostro Filippo Conca. Ma siamo già con le immagini sulla Antagnaud Champoluc, terza tappa, la più lunga del giro, nell'ordine di quasi 180 km, e sul finale si stacca da una compagnia scomoda il lussemburghese Michel Ries della Cometa, seconda posizione per Van Gils, ed in terza posizione il colombiano Santiago Sanchez Buitrago del team Cinelli, poi Inkelaar, Lopez, Van Wilder, Ali Michel e Van Sevenant. Dopo 5 anni si torna in Svizzera nel corso della quarta tappa, con 4.400 metri di dislivello su parte del circuito che vedrà i mondiali del prossimo anno in Svizzera. E qui a vincere è Juan Pedro Lopez, sempre corridore della Cometa, la squadra di Basso e Contador. In seconda posizione l'etiope Aile Michel, e in terza posizione ancora una volta Santiago Buitrago Sanchez, una presenza del team Cinelli in tutte le tappe. La maglia a questo punto viene indossata da Maui Van Sevenant, corridore giovanissimo che sta dimostrando grandi qualità fin dalla prima tappa. E siamo a Val Tournanche per la partenza della tappa conclusiva, quella che porterà i corridori da appunto Val Tournanche a Cervinia. Per prima cosa c'è da affrontare una salita di 6 km e 700 metri, la Fabiola, avete visto il cartello posto in località Pont-Saint-Martin, e si pongono alla nostra attenzione un gruppetto di corridori, e più esattamente l'italiano Baroncini della Beltami Opla, e poi gli ultimi tre corridori rimasti in gara del team tedesco Erran Ratheim, Adamietz, Heidemann e Tartlon. Eccoli mentre stanno appunto transitando sulla salita, ma dopo la discesa rimangono in testa solamente in due, vedete proprio l'italiano Baroncini in compagnia del numero 121 Johannes Adamietz. Ma intanto vedete che alle loro spalle il gruppo è scatenato, in testa i migliori di classifica, tra cui anche il nostro Bagioli. Una
guerra, potremmo dire, su questi ultimi 23 km che portano a Breuil-Cervinia, e vedete che in testa c'è Ingelhardt, ma attenzione perché si sono staccati in tre ed ora questi tre stanno facendo di tutto per andare a raggiungere l'agognato traguardo. Sono Ries della Cometa Cycling Team, che ha già vinto una tappa, Van Gils sempre ai primi posti dell'ordine d'arrivo, e il nostro Andrea Bagioli del team Colpack. Siamo ora sul rettilineo d'arrivo e andiamo ad assistere a quella che è la volata vincente di Andrea Bagioli su Van Gils e Ries, poi Buitrago e Chevalier. Ma andiamo a sentire il vincitore. Sinceramente gli altri giorni il morale era un po' giù perché non riuscivo a stare lì davanti con i primi, facevo fatica, però sono uscito in crescendo da questo giro e questo fa ben sperare per i prossimi appuntamenti. Legacy, è il caso di dirlo, Tour dell'Avenir, di cui Bagioli farà sicuramente parte insieme ad altri importanti corridori. Siamo al momento delle premiazioni, naturalmente più felice di tutti è Maui Van Sevenant, ma sono felici anche gli uomini della Cometa che hanno conquistato la classifica generale a squadre. Per il momento è tutto dal Giro della Valle d'Aosta.